Se dovessi chiedere a una qualunque persona quale celebre mostro è associato alla Scozia, è probabile che ti risponda senza esitazione: il mostro di Loch Ness. Per secoli la creatura misteriosa che si dice popoli questo freddo lago delle Highland ha goduto della sua notorietà come mostro più popolare della Scozia. Tuttavia, si dice che un'altra creatura vaghi in un terreno molto diverso, di fatto un terreno montagnoso. Una bestia molto più terrificante di Nessie, il minaccioso Amfair Liathmor, o Big Grey Man of Ben McDooey, il Bigfoot scozzese. Ora spegnete le luci, controllate dietro di voi e buona visione. Salendo in alto sopra la catena montuosa Cairngorms in Scozia, il Ben McDooey è la seconda montagna più alta del Regno Unito ed è una vetta avvolta nel mistero. Il Big Grey Man, che si dice infesti la sua cima, è descritto come somigliante allo Yeti dell'Himalaya e al Bigfoot americano. Alto 2,5 metri e coperto da una spessa pelliccia grigia, si dice che il Big Grey Man sia più aggressivo delle sue controparti asiatiche e americane. Secondo i testimoni oculari, il suo carattere è piuttosto sgradevole. Si ritiene che l'Amfair Liathmor infesti la montagna sin da tempi antichi, ma non ci furono testimoni fino al 1891. L'esploratore J. Norman Collie fu la prima persona conosciuta a riferire di un incontro con la terrificante creatura. Collie, un alpinista esperto, ha riferito che mentre camminava su un sentiero vicino alla vetta, poteva sentire quelli che sembravano passi dietro di lui. Collie ha dichiarato: "Stavo tornando dal tumulo sulla vetta nella nebbia, quando ho cominciato a pensare di aver sentito qualcos'altro oltre al semplice rumore dei miei passi. Ogni pochi passi che facevo, sentivo uno scricchio mio, e poi un altro, e un altro ancora. Come se qualcuno stesse camminando dietro di me, ma con passi 3 o 4 volte più lunghi dei miei. Tra me e me mi sono detto: sono tutte sciocchezze, ti stai lasciando suggestionare. Lo ascoltai e lo sentii di nuovo, ma non vedevo nulla nella nebbia. Mentre camminavo, lo scricchio mio si faceva sempre più inquietante. Poi risuonò appena dietro di me. Fui preso dal terrore e mi misi a correre più in fretta che potevo, barcollando alla cieca tra i massi per 4 o 5 miglia quasi, fino alla foresta di Roti Marcus. Qualunque cosa fosse, non lo so, ma c'è qualcosa di molto strano nella parte superiore di Ben McDooey e non ci tornerò di nuovo da solo. Ne sono certo." Sebbene non avesse mai visto nessuno, era certo che ci fosse qualcosa. L'esperienza di Collie è stata senza dubbio snervante e non è stata l'ultima. Nel 1904, Hugh Welsh e suo fratello avevano allestito il loro campo vicino alla cima del Ben McDooey per raccogliere piante e studiare gli arachnidi che avevano trovato. Di tanto in tanto sentivano quello che suonava come dei passi che colpivano dolcemente intorno a loro ogni volta che si muovevano, sebbene non corrispondessero ai loro stessi passi. Hanno notato che questi suoni curiosi erano più distinti durante le ore diurne e i fratelli erano molto consapevoli di qualcosa vicino a loro. 1945. Peter Densham, un soccorritore, sentì una presenza spaventosa su Ben McDooey. Questi incontri possono sembrare drammatici oltre che terrificanti. Tuttavia, nessuno fu così intenso come l'incontro riportato da un alpinista nel 1958. Alexander Tunion pubblicò un resoconto del suo incontro con il grande uomo grigio sulla rivista The Scots. Nell'ottobre 1943, Tunion fece un'escursione di 10 giorni attraverso i Cairngorms. Quando raggiunse la vetta del Ben McDooey, sentì la presenza di qualcosa di oscuro e opprimente che lo osservava. Tunion fu inorridito quando la grande bestia grigia apparve davanti a lui e lo sbatté a terra. L'uomo tirò fuori la sua pistola e sparò 3 colpi alla creatura. Secondo Tunion, l'orribile bestia svanì. L'uomo poi corse giù dalla montagna per non tornarci mai più. L'autore M. B. Ford
chiede in questo estratto esclusivo dal suo libro Air Britain, 10 of Britain's Most Terrifying and Peculiar Real Stories. Un gigante etereo insegue le pendici di una delle vette più alte della Gran Bretagna. Gli avvistamenti sono rari, ma ce ne sono stati abbastanza per suggerire che questo fenomeno sia qualcosa di più delle semplici storie inventate di escursionisti annoiati. In effetti, i racconti di incontri con queste entità sono stati raccontati dai visitatori delle vette sin dal 1700. I rapporti differiscono poco nel descrivere la figura, con la maggior parte d'accordo sul fatto che il Big Grey Man è proprio questo, una figura molto alta e grigia. Il modo in cui si manifesta è però molto più vario. A volte si profila all'improvviso dalla nebbia di montagna, mentre altre volte colpisce gli scalatori con ondate di forti emozioni che li travolgono. Può persino rivelarsi con passi inquietanti e disincarnati che scricchiolano nella neve accanto a scalatori inorriditi. Ma non è solo la natura intangibile del grande uomo grigio a spaventare le persone. A volte l'entità si rivela completamente. E quando lo fa, non è per deboli di cuore. All'inizio degli anni 20, l'ex presidente del Monterey Mountaineering Club, Tom Crowley, udì i passi mentre scendeva una vetta a ovest di Ben McDowell. Si fermò e girò la testa per lanciare uno sguardo sopra la sua spalla e fu allarmato nel vedere una figura alta, grigia, indefinita e con orecchie a punta, gambe lunghe e artigli simili a dita avvicinarsi a lui da dietro. Alexander Mitchell Kellax è stato un altro alpinista di grande esperienza. Insieme a suo fratello Henry, Kellas era vicino alla cima della montagna quando hanno avvistato una figura gigante che si muoveva verso di loro dalla direzione del passo di Lairg Guru. L'autore di The Big Grey Man of Ben McDowell, Richard Freire, ha delineato una storia che gli era stata raccontata da un amico. Questo uomo aveva stabilito il suo accampamento proprio in cima alla montagna nel 1940. Al calare dell'oscurità, l'uomo si ritirò nella sua tenda per stabilirsi per la sera. Poco dopo, si svegliò improvvisamente e notò un movimento fuori dall'apertura della sua tenda. Qualcosa di strano era vicino, e mentre scrutava fuori dalla sua tenda nella notte, apparve una grande creatura umanoide dalle spalle larghe e brunastra che doveva essere alta, almeno 6 metri. Si muoveva per il campo emettendo strani versi, prima che alla fine si allontanasse da solo. Le spiegazioni per ciò che il grande uomo grigio di Ben McDowell potrebbe effettivamente essere variano notevolmente. Alcuni dicono che sia una specie di sentinella spettrale a guardia di un passaggio interdimensionale di qualche tipo. Altri hanno posto mistiche linee di potere al centro degli strani avvistamenti. Alcune persone credono semplicemente che creature grigie alte 3 metri potrebbero effettivamente esistere sotto forma di un criptide. La speculazione più concreta si concentra sul fenomeno meteorologico noto come Broken Spectre, un raro evento durante il quale uno spettatore può vedere la propria ombra allungata proiettata contro nuvole o nebbia, a volte accompagnata da un alone simile a un arcobaleno noto come Glory. Sebbene la teoria di Broken Spectre spieghi in qualche modo le figure grigie, alte e gambe lunghe che sono state avvistate, non affronta gli altri aspetti dei rapporti, come i passi strani e disincarnati e le strane emozioni provate. Forse la colpa è della fame di ossigeno, come alcuni hanno sottolineato. Gli effetti dell'alta quota e la facilità di disorientamento tra le cime informe e piatte dei Cairngorms potrebbero combinarsi per produrre stordimento e panico e distorcere la razionalità di una persona. Ma forse l'aspetto più affascinante degli avvistamenti del grande uomo grigio è che così spesso provengono da fonti che altrimenti sarebbero considerate eminentemente affidabili. Questi sono alpinisti esperti, persone che potrebbero aver avuto familiarità con fenomeni come il Broken Spectre e certamente conoscevano gli effetti dell'aria rarefatta ad altezze elevate e tuttavia non hanno solo affermato di vedere una creatura soprannaturale, ma sono fuggiti terrorizzati e hanno ammesso di averlo fatto davanti a un pubblico, rischiando il ridicolo. Qualunque cosa si celi sulle cime del Ben McDowell è improbabile che venga presto classificata. Ma ciò che è certo è che i Cairngorms sono un luogo preistorico e imponente in cui la maestosità della natura è evidente. È in paesaggi come questi
e quasi d'obbligo la presenza di una creatura leggendaria. E tu cosa ne pensi di questa storia? Se vuoi ascoltarne altri, iscriviti al mio canale, attiva le notifiche e aggiungimi su Instagram per altri dettagli inediti. Nel frattempo, mantieni sempre accesa la tua fiamma.